Gira e rigira, in Italia Terremoto fa ancora rima con business. C'era una volta un giornalista di nome Bruno Vespa che parlava con il ministro delle infrastrutture. È una bella botta di ripresa per l'economia, commentava Vespa. Adesso l'Aquila è il più grande cantiere d'Europa e anche Emilia è un cantiere in crescita. Farà PIL, rispose il ministro Del Rio. Vespa conclude ricordando a tutti noi che il terremoto darà un lavoro a un sacco di gente. Quello che non hanno detto il ministro Del Rio e il Vespone nazionale è che questo appalto per la ricostruzione di Amatrice è andato ad una cooperativa con un giro d'affari di 600 milioni di euro, cooperativa alla quale apparteneva Buzzi. Sì, proprio lui, Buzzi, quello di Mafia Capitale. Buzzi, nella cooperativa, non era un umile operaio, ma sedeva a pieno titolo nel direttivo dell'azienda, addirittura in una posizione di controllo e di supervisione della legalità, posizione che tra l'altro ha mantenuto fino all'ultimo, fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine e lo hanno arrestato. Ricordiamo che Buzzi era nel direttivo della cooperativa Consorzio Nazionale Servizi, che partecipò e poi vinse la gara d'appalto preventiva del Consip, indetta il 9 aprile 2014 e conclusasi il 5 agosto del 2015. Andiamo adesso a capire come questo panorama composto da emergenze umanitarie e sfollati diventa il solito infame business per pochi affaristi. L'appalto c'era già, prima del terremoto, per previsione di legge. L'appalto in questione, bandito da Consip, riguarda la ricostruzione di abitazioni d'emergenza post-calamità. Il termine tecnico è SAE, acronimo di Soluzioni Abitative d'Emergenza. In pratica stiamo parlando delle famose casette per i terremotati. Il sistema è sempre il solito. Cooperative di cooperative, colossi imprenditoriali, appalti, subappalti, che sembrano essere ancora sovrani in questo modo di gestire le emergenze e le crisi umanitarie. La CNS fornirà per Amatrice e limitrofe fino a un massimo di 850 casette e poi a cascata verranno convocate le altre imprese che si sono piazzate nella classifica. Ma c'è una cosa ovviamente sottaciuta dalla gran parte dell'informazione. Il costo per metro quadro delle case temporanee, le SAE, è incredibilmente maggiore del costo di una villa. Sì, avete capito bene. Perché se andiamo a controllare i valori del mercato immobiliare di quei territori, scopriamo che il prezzo al metro quadro per i moduli abitativi provvisori che la Protezione Civile sborserà è di 1.075 euro. Il costo supera il valore di tutti i tipi di edifici nuovi e in muratura della provincia di Reti e nella zona di Amatrice prima del terremoto. 990 euro al metro quadrato di un appartamento, 840 euro di una casa di edilizia economica, 1.000 euro di una villa. Quotazioni immobiliari che nei paesi subito al di fuori dell'area del disastro scendono a 790 euro al metro quadro per un appartamento, 740 euro per una casa economica e 840 euro per una villa in ottime condizioni. Questi dati noi li abbiamo presi dall'Agenzia del Territorio. Secondo questi dati, quindi, lo Stato pagherà per le casette in legno, in proporzione, il 28% in più rispetto a una casa di lusso. Stando così le cifre, è difficile ricavare benefici dalla gara d'appalto. Il valore della fornitura stabilito da Consip per la prenotazione preventiva di 18.000 soluzioni abitative in emergenza è infatti di 1 miliardo e 188 milioni di euro. Ad Amatrice, per le casette di legno, si spenderanno per trasporto, fornitura e montaggio 66.000 euro, IVA esclusa. Nel 2009, per l'Aquila invece, l'IVA era inclusa e il costo ammontava a 68.559 euro per ciascuno dei 3.473 moduli abitativi. Che dite? Ce n'è abbastanza per incazzarsi. Non è finita qui. Abbiamo appreso, con sconcerto, che a Norcia l'amministrazione comunale, pochi giorni fa, ha dato il via all'assegnazione di 20 casette tra gli sfollati che ne avevano diritto e avevano fatto richiesta. Ma sapete con quale criterio, con quale metodo sono state assegnate? Attraverso l'estrazione a sorte. Sì, è tutto vero, credete. 14 casette da 40 metri quadrati, di cui 2 riservate a soggetti disabili, e 6 da 60 metri quadri, di cui 1 per i disabili. I nuclei familiari che hanno fatto richiesta però sono in tutto 89. Nel frattempo, la popolazione priva di moduli d'emergenza è costretta a ripararsi dal freddo nei container collettivi da 48 posti, con bagni e zona giorno in comune.
Ma a voi vi sembra possibile che si utilizzi questo modo per risolvere questa situazione? Non era forse più opportuno intervenire nell'immediato per trovare soluzioni abitative ai nuclei familiari rimasti esclusi dal sorteggio? È giusto utilizzare il metodo dell'estrazione a sorte per risolvere l'emergenza abitativa dei terremotati? In questo periodo le popolazioni colpite dal sisma stanno forse affrontando il momento più duro della loro vita a causa dei disagi dovuti a neve e maltempo. E per questo è necessario trovare soluzioni urgenti per consentire a tutti i cittadini di poter affrontare l'inverno rigido in corso. Questo diritto può essere affidato alla sorte. Questo è quanto, amici. Scrivete nei commenti cosa ne pensate e se qualcuno di voi conoscesse suo malgrado da vicino questa situazione, lo preghiamo di informarci perché questo schifo va denunciato. Grazie a tutti per l'attenzione.